La maxi regione non può essere costruita dalle regioni stesse. Noi abbiamo una carta costituzionale, bene spiegarlo a tutti coloro che si interessano di questo, l'articolo 131 che elenca uno per uno le 20 regioni d'Italia. Quindi per modificare l'articolo 131 della Costituzione occorre che vi sia un disegno del legislatore nazionale che, come ha fatto la Francia pochi mesi fa, pochi mesi or sono state ridotte le regioni da 21 a 14, ma attraverso un disegno organico, quindi attraverso delle proporzioni giuste. Quindi il disegno delle nuove regioni sarà parte probabilmente del nuovo Senato, che se viene approvato il referendum sarà il luogo giusto per poter in modo equilibrato a livello nazionale comporre questo puzzle. Quello che invece io attribuisco importanza al patto di consultazione che ci siamo imposti, ci siamo dati fra i presidenti dei consigli regionali di Toscana, Marche e Umbria, è il focalizzare la nostra attenzione su alcuni temi concreti che possono avvicinare, integrare e aiutare a svilupparsi le nostre tre regioni che quando fu costituita l'Italia venivano chiamate l'Italia di mezzo e che ebbe un ruolo determinante in quell'estate del 1859, quando si scelse di andare nell'Italia di mezzo al referendum per unire un'Italia che al nord fu grazie alla politica del Cavour, al centro molto grazie alla mente di Bettino Ricasoli, al sud attraverso il grande lavoro che con l'impresa dei mille fece Garibaldi. Ecco, quell'Italia di mezzo oggi dà un segnale all'Italia, certo a organizzarsi in regioni un po' più concentrate e contemporaneamente dialoga fra di sé, perché fra il Tirreno e l'Adriatico infrastrutture come quella che collegheranno sotto Bocca Seriola e Bocca Trebaria la possibilità di arrivare più rapidamente da Firenze, Arezzo, a Urbino e poi alla costa adriatica, passando per Città di Castello, oppure un tessuto di piccole e medie imprese che viva sinergia, oppure l'arte e la cultura che possano passare attraverso promozioni uniche. Pensate oggi ai 600 anni di Pier della Francesca, che ha operato a Firenze e ad Arezzo come nell'Urbinate, come nell'Umbria. Ecco, tutto questo parte da un patto di consultazione che è un salto di qualità per quella che abbiamo chiamato una cooperazione rafforzata fra Toscana, Umbria e Marche.